Ciao, thanks. Allora, è sì, un remake di un vecchio gioco per l'Amiga, questo. Adesso vedrete un po' di cosa si tratta. Intanto, allora, il primo livello è già mezzo, già quasi tutto completo perché ho sfarmato per i punti, per i sottotitoli, così capiamo quello che dicono. Buonasera, Jack. Tanto poi comunque lo rifacciamo perché quindi... questo è Shadow of the Beast, che è praticamente il remake del gioco dell'Amiga. E quando l'hanno annunciato ho detto, sembra carino, lo proverò appena possibile. Esatto, una cosa lascia scorrimento. Wow. Solo perché stavolta sono riuscito a passare senza farmi colpire da una freccia, va bene. Se non avessi sbagliato a fare il contrattacco, avrei dato il platino anche a questa. Vabbè. Tipo oggi volevo prendere un po' di amica già, ma i server funzionavano schifo e ho detto ok, domani. Non so, voglio vedere 300... Ah, fino a mezzo che ciò che fa. Mi ha detto vai di persona.
Vabbè, che siamo solo all'inizio. Guarda che bellino. Ah, guarda che. No, vabbè, tanto. No, vabbè, lo faccio subito. No, mi hai rotto il ritmo. Mi dispiace, ma hai rotto il ritmo dell'imperatore. Scusatemi. Ok. Ah, aspetta che vedo se mi concede la pietra in più. Non mi ricordo neanche se mi concede più di tre o no. Ok, sì. Allora, adesso dopo è probabile che se riesco a fare un punteggio alto dovrò tornare qui. No, più che altro semplicemente ti prendi delle pietre che servono per fare un attacco speciale che adesso vediamo. Se non è questa, non dovrebbe essere questa, mi pare, la zona. No, ok, questo praticamente fa. Un po' delle ombre. Ok, la prossima è quella che ci importa. Ah, c'è anche questo. Da una parte quello che ti recupera la vita e dall'altra questo. Simil PvP. Ok, se devo aver fatto schifo, meglio che l'abbia fatto su questa, che non nella prossima sezione. È quella che ci serve. Ok, eccola qua.
Adesso su questa, sotto dove c'è il numero di nemici, appare un simbolo speciale, eccolo là. Se fate un punteggio perfetto, cosa che non sto facendo, perfetto. No, già so che è andata a puttane, perfetto. Aspetta, prova a uccidere. Aspetta, prova a morire, vediamo se. Da capo. Aspetta, vado a cercare di fare il punteggio fatto, vaffanculo. Vuoi far vedere per cosa succede? Vediamo. Capio. No, adesso. Adesso mi impunto che bisogna che la faccia sta cosa. Che la voglio far vedere adesso, non vo e dopo come verrà verrà. Ok. Sì, va bene, dai, su. Ah no, ok, anche loro andava bene. Va bene. Mi ricordavo che andava solo col platino, ma vabbè. Quindi adesso che succede? Se passo la scritta sotto, incontro segreto sbloccato. Fate cercare su tutta la mappa dov'è il prossimo dov'è questo incontro segreto. Per fortuna ho già visto dove sono questi i due di questa mappa, quindi. Ed è torna indietro tutto fino all'inizio del fino allora c'è stato l'ultimo filmato.
Purtroppo il problema è che per fare il punteggio migliore devi fare praticamente solo i contrattacchi con il tipo di unità da mischia. E qui ci sono solo quelle, quindi, a parte il boss finale. Ma il problema qual è? Che il contrattacco ti lascia praticamente scoperto. Quindi se uno gli viene la bella idea di dire: ah, adesso lo attacco, puff, neanche la parata ti salva se la fa, se fa in, se la usi. Quindi un po' un'arma a doppio taglio, ecco. Cioè, fai beh, un punteggio, fai tutto platino se lo fai, però cioè, rischi. Ma cosa ti danno questi incontri segreti? Punti extra e poi forse, ma non mi ricordo bene, forse davano qualcos'altro. Qualcosa di extra, ecco. Adesso non mi ricordo preciso. Più che altro lo fai per i punti, che altro. Perché così aumenti quanti ne ricevi alla fine. E ti servono un bel po' perché devi. Perché a seconda dei punti è quante abilità puoi comprare alla fine dopo. Ah, ecco qua, salute. Ok, qua c'è l'altro che ti può dare la possibilità. E questa è più dura dell'altro. Queste sono le situazioni così che ti attaccano in due contemporanea e tu che puoi, non puoi fare un cazzo. Vabbè, niente. Poi c'è un altro che si gira qua, ma non ho idea di dove sia, boh. Ma neanche una volta mi hai fatto l'altro attacco. Vabbè.
Ok, adesso andiamo completamente in blind, quindi da qua in poi non so più nulla. Non so che nemici ci sono, non so quale tattiche, non so cosa si aspetta e non so cosa co dopo come continua. Mi sa una bella sorpresa per tutti. Allora, perché mi faccio vedere, perché più che altro ho formato il primo livello per sbloccare questi. Perché se no i sottotitoli li vedreste tutti con quelle linee che vedete sotto le immagini. Ecco. Allora, via. Che potenziamento mi interesserebbe qua adesso, vediamo. Allora, facciamo questo. Allora, averne due. Facciamo questo che lo sblocchiamo. Ah, abbastanza punti. Facciamo uno stordimento. Cioè, teniamo un po' i punti. No, voglio tenere i punti per giocare anche all'ultima cosa. Completamente in blind.
Ah, devo scivolare sotto. Va, Twitch vai, perfetto proprio. Che bello. Andiamo pian piano. Recupera, recupera, recupera. Ok, così. Ovviamente. Ok, questo bisogna fare attenzione. Ok.
No, va male. Aspetta. Qua. Sali qui. Poi andiamo se c'è qualcosa che non sia visibile. No, non c'è niente. Sono di qua. Ok, mi aspetto qualcosa qua adesso. Eliminiamo anche quelli dall'altra stanza. Andiamo su. Andiamo a capire che cavolo dobbiamo fare con questo. Penso sia portale. Vediamo un attimo di qua. Infatti. Dammi un amuletto. Se però lo faccio diventare rosso mi fa lo stesso effetto. Andiamo, scopriamo subito. Ok,
Il trama in più sbloccata extra. Ah, torniamo a riaprire il passaggio come era prima. Ok, mi sa che finiamo. Oh, sì, finiamo proprio in mezzo alla mischia. Vai. A questo. Yeah. Ok. Allora, di qua. Via. Ok, riprendiamo la strada. Ah, ok, perfetto. Vabbè, così almeno non abbiamo da pensare alla palla. Ok, questo che ha di particolare. Ok, forse sì, forse è tipo le bolas là che non puoi controattaccare, mi sa. Per ripristinare la mia vita, vabbè. Serve qualcosa.
Ah no, ok, ecco dove porta l'altro. Ok, adesso fanno pure quello. Qua, ok. Allora, prendiamo l'interruttore. Torniamo indietro subito. Oh no, aspetta. Anzi, aspetta, no, cazzo, cioè, che c'è anche la sfera... La cazzo. L'ho notata adesso. Ma adesso questa come cazzo la rompo adesso qua? Niente, vabbè, ho capito, doveva fare. Mi si tornerà a fare un giro qua conto mio, va. Capito. Ah, cazzo, no. No, però adesso non posso tornare indietro. Vabbè. Ok, fai attenzione a trovare qualcuno da nutrirmi perché qua se no muoio. Ok,
Mi fido, dico, di non vedo, che non vedo sotto. Oddworld me l'ha insegnato molto bene, che non si bisogna mai fidare dei vuoti. Però. Che schifo contemporaneo. Ok. Passa tra l'altro. Ah, grazie. Via tu.
Buonasera, Vale. Qui siamo men male. Qui si men male. Manca l'animo. Mentre questo mi ritiro nel mio antro a completare contro il comandante. Ok, fa pure quella adesso, perfetto. Che vada sta regina. Molto del. Molto dello stile del toro. Merda. Adesso fa pure tutte e due. Mm-hmm.
Ah, ciao. Ouch. Anzi, ouch. Chi sei tu? Darkness. Anzi, ouch. Se ne attacca poco prima che vada a segno, però con una dura che posso dire inizio a costo di sangue. Ok. Aspetta, prendiamo sotto. Ok. Poi che altro prendiamo, vediamo. Abbiamo stordimento più, la prendiamo anche una salute. Ok, palude e putira. Guarda, se devo dire qualcosa. Guarda, se... La prima cosa che mi viene in mente di dire è che siamo quasi finiti su No Man's Sky. ho un'ipotesi. Sentiamo. Il master voleva che ci fossimo tutti perché dovevamo controbattere contro un boss potentissimo. Ah, ok, per la sessione. Può essere oppure succedere qualcosa in cui dobbiamo tutti interagire in qualche maniera, non possiamo stare zitti. Due ipotesi. Due possibili ipotesi, ecco.
Io al lago non sto capendo niente. Ah, beh, no. Ah, vabbè, poi. Forse dovevamo combattere contro il grande, fa tantissimi fieghi. Fatemi. Non vedo anche. Guarda, c'era pure anche. Si gira qua in mezzo. Voglio morire. No, dai, Jack. Oddio, io vorrei morire in questa situazione. Non ti compaiono anche i tuoi scelti. Facciamo. Ma quello è l'altro che. Ma è uscito fuori dal portale, che figa.
Non ho niente nel gioco e neanche la chat. Oh no. Stasera, oggi proprio internet sta andando in merda. Non so da recuperare vita, devo anche recuperare ira, perfetto. Non è già con la schermata di caricamento. Loading Twitch Simulator. Ah, sono 4 euro. Oh, quella mi piace. Quell'amuletto mi piace. In realtà è quella, il gioco è una schermata di caricamento. In realtà quello che stiamo vedendo è solo un'allucinazione. Si è dato prodotto per caricare lentamente, ok, tuttavia si disattiva automaticamente il combattimento per interferire con le altre abilità di Aro. Ok, ci sta che la prenda. Il ciclo del sangue di Aro si ricarica progressivamente quanto il talismano è attivo. Non penso che qua un 400 possiamo prendere qua. Allora, a parte questo. Questo, ecco, scusa, vediamo questo che mi dà più capacità per l'ira. Ok, distese aride. Sai, ma è bello che pensa a te se adesso i problemi di internet li avessimo avuti anche nella sessione, cioè, Cristo. Proprio una meraviglia, proprio. Aspetta, perché fammi equipaggiare quel cavolo di talismano.
No, vabbè, boh, vabbè. Anzi, Sans, pensa un po' te se sti problemi di internet servisse anche mentre stavamo facendo il live stream. Ecco. Stato già ecco. Aspetta, sigillo qua. Palle di ferro.
Pure. Oh madonna, ma tu si scontri che qualcosa di dietro un boss? Dai, lei comincia sta parte, sto stage qua perché veramente. Sarei molto a poco, mi sa. No, dovevo fare. Ma vaffanculo Cristo queste robe. Se va in contemporanea. Ah, guarda. Adesso vedremo subito se è un boss o già è arrivato là.
se vedo un coso gigante sullo sfondo, sto sicuro che si anima. Lo siete? Ok, però di sicuro penso se qua indietro non di più di tanto non posso tornare, mi sa qua. Aspetta, vediamo un attimo. Ah no, eccolo qua infatti. Lancia una sfera. La sfera la lancia premendo. Okay. No, no, cazzo. Ho sbagliato, fa saltare così. Penso che si vada avanti di qua però. Aspetta, me le controllo di sopra un attimo di nuovo. Di solito quelle cavolo di sfere le mettevano sempre i punti segreti, quindi. No, ok, bisogna. No, bisogna per forza scendere da qua e andare di qua. O se c'era qualcosa di sopra l'ho perso perché. Sfere mi dicevano ma di qua devi andare prima perché è la parte segreta. Vabbè, mica te le vogliamo far trovare le sfere di vita, mica le sfere per i film, per le cose segrete, i filmati e i segreti più che altro. Ah beh, 2500, cioè 250.000 non ci arrivo. Non
sa che infatti i colpi subiti. Dopo allora mezzo ancora. Come ho evitato l'ultimo. Ah, beh.
Adesso ti affrontiamo o stiamo ancora qua a giocare? Ok. Ah, beh, pure questo adesso. Tanto, ho appena notato adesso il nome. Ne porco di fritto. Ma porco ifrit. Preparatevi alla mia mossa distruttiva. Tsunami! Guarda, quando succedono certe cose non impari a non più a non farti domande. Guarda, quando fai il mio lavoro non impari a non farti più domande. Ah, questo mi piace. Prendiamo stordimento 3. Questo che costa poco, anche questo. Siamo. Questo è questo. Ci parte, ok. Quella del mercenario, no, quella della foto. Zitta! Guardate, quella del mercenario, no, quella della foto. Zitta!
Aiuto, Cloud! Sì, un po' di sale. Ok, così. Ok, con la freccia su in zoom. Ok, qua dietro niente. Ah, proprio. Che perfetto. Questa parte già comincio ad adorarla proprio. Epa. Cosa. No. Oddio.
facciamo così. Allora, attenzione, via. Ok. Ah beh, già come cazzo faccio a passare? No. Mamma mia. Una luce, una cazzo di luce. Mi prendi per il culo. Oddio mio. Tanto non bastava che i coglioni nella chat mia di WhatsApp avesse scritto Shinji con la G. Perché un mona idiota che non sa l'italiano. Usa flash. Magari. Questa parte è frustrante proprio. Allora, vediamo se più o meno ho capito più o meno come basta. Allora, quando scivola giù, salta dall'altra parte. Ok. Qui c'è coso qua. Sotto, corri, salta, aggrappati, salta dall'altra parte. Sono tornato dove cazzo, prima vaffanculo. Bene, mettiamoci anche il livello al buio. Cioè, che bello, trovo una fonte di luce anche. Ho capito, dove cazzo la trovo? No, capito. Ah, Dio.
mi rifiuto di. Di fare sta parte, cioè, senza capire che cazzo sto andando. Esattamente. Oddio, veramente, cioè, o capisco il tutto, ma cazzo, completamente, fottutamente al buio. Anche la pozza davanti. Perfetto, da una parte è buio, dall'altra pure. E dall'altra ci sono anche dei meccanismi che ti schiacciano. Vabbè, almeno qua vedo un po', va. Andiamo sulla torcia di qua. Una torcia, un qualcosa, una luce magica. Perfetto, siamo finiti. Siamo finiti dentro alla parte finale degli Hobbit nel secondo film. Nella forza dei nani. Cioè,
Ok, è una figata. Finalmente luce. Sì, perché effettivamente non ti viene da pensare che non dovresti chiudere la porta. Invece era sopra. Adesso finalmente vediamo. Come cazzo sto... Vabbè, schifo di... provo, vediamo. Ok. No, tanto c'è un'altra maniera. Testi due. Ora faccio l'altra luce. Ok, in corsa, d'accordo. Perfetto, vediamo. Ok, poi ha chiuso. Interrompere le combo di...
Tanto questi si girano pure. Dio santo che... No, nient'altro. Aspetta, forse ho sbagliato. Sbagliato, scendo la barra, ho detto salire. Oh madonna, basta. Ok. Ah beh no.
merda. Cazzo del menu qua. Così. Ah, così vedo l'addio. Ah. Ah, niente, non riesco a fare raggiungere fin qua. Oppure aspetta, no, mi sa che devo farlo passare per sotto per forza. Oh, che bello, perfetto, questi esplodono. Oh mamma.
sono proprio dati a pazza gioia con sto parte qua. Allora, dobbiamo passare un po'.
Vai. Ah, oh. Bello. Ok, è già sporco questo. L'ultimo occhio dell'idrat mancante nel castello. Ok, quindi in qualche parte di questo qui. Ah già, perché qua dobbiamo portare le api. Aspetta, vediamo un attimo. Abbiamo sempre corso il libro dagli occhi. Ok. Risaliamo. Andiamo a prendersi quelle dannate vespe. Ok, andate dentro. Che bello, abbiamo vedo anche il teletrasporto, grazie a Dio. Altre porte. Oddio, dov'è che potrebbero essere adesso? Se vogliamo andare a vedere un attimo.
Ah, qua si è sbloccato. E di sotto c'era un muro friabile, quindi possiamo andare a vedere. Qua ci sono altre api. Entrata là dentro. Pensiamo un attimo, c'erano altre stanze? Gli occhi li ho portati. Sicurezza. L'altra.
prima di spingere l'interruttore. Ok. La console, quindi possiamo tornare. Ok, quindi qua ci sono le vespe. Dai, 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 dai. Ah. Mi domando se però fa così, vediamo. Ok, no, allora. Dai, 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 dai. Merda, non mi perdere tempo così. No, mi sa che non so farci. Chio. Questa è dura, queste due, questa bisogna farla perfetta, sennò. Ciao. No, non ce la faccio, non ce la faccio.
Non seguono neanche. Cristo. No, non ce la farò. Dio. Questo è fattibile, questo faccio. Prima di tutto. No, voglio rifare, dai, Dio santo. Ma perché ho premuto l'L1, cazzo?
Gesù Cristo. Morto. No, veramente non riesco a capire come, perché i cazzi i tasti non stanno funzionando. Va, ma adesso funziona? No, adesso no. No, questo è stato io. Questo va, va e non va. E non va, cazzo, non va. Riesco a capire perché a volte non vai, non capisce i tasti miei che premo. Ma se premo L1, cazzo, dovresti pararmi? Dio santo. Comandi sopra, no. Adesso ma ti devo svegliarmi fuori, raga, alle 23 e mezza, Dio caro, già perdo tutto. Ma che cazzo? Non posso avere il tempo, Dio caro, di capirlo che quello mi sta attaccando. Questo come cazzo facciamo a vedere, come cazzo facciamo a vedere quello là?
Oddio, che forse vi conviene veramente prendere guantanamo piuttosto. Dio santo, demonio. Sto odiando sto livello qua. Questo è proprio il riassunto di come fare un livello per farmi odiare un gioco, ecco. Fanculo, ste robe.
Oddio, scommetto che dovrò fare la schivata laterale, Cristo, in quella parte per poterla superare. Vivo! Sì. Guardatemi un fucile, veramente faccio il tristinoscopio in questo. Che cazzo di. Ma porca di quella puttana. Caro, ho saltato, cazzo. Sì, non so, veramente non so chi sia il sadico che ha pensato che questa cosa, queste cose qua fossero un'ottima idea. Madonna, ero soltre. Ma qua ammetto che ho sbagliato. Ok. Fanculo, porco il demonio. Esattamente traumatizzato, non so neanche se ci sono rimaste delle stanze, ma non ho neanche voglia di andare a controllare, sinceramente.
capito che... Ok, aspetta, ho capito. Vado a ritardare. Adesso ho capito, ammazzami che vediamo se riesco a fare senza farmi colpire. Ah, sì, ci vorrà un bel po' prima che mi ammazzi per ricominciare. Ah, dopo cambio pure. Perfetto. Facciamolo come dovrebbe essere fatto, senza subire troppe robe. No, non lo fai con... cazzo che... Vabbè. Allora, cerchiamo di fare il resto senza danni.
Niente, vi auguro buonanotte, alla prossima. Ciao Vale, adesso penso che chiuderò anch'io, faremo due parti, poi per finire tutto. Andiamo, usando questo per tenere aperto una connessione, forse abbia fatto ritenere un inizio momento in un punto santo, però ogni nemico eliminato in presenza di bestia dell'ombra, ok. E danni metto connessione. Oh, questo mi piace. Questo lo rende utile. Comunque quel livello era infamata. Di robe che proprio nei te cioè, si nota che era un remake dell'Amiga da quel livello. Cioè, quel livello ha tutte le robe schifosissime che oggi come oggi neanche io sopporto più. No. Basta. Robe completamente al buio, porca di quella puttana. E queste piattaforme che. Salta a malapena di uno spazio. Dove ci ha buttate adesso?
Se non avete che ti aiutano a subire danni mentre contrattacchi. Temo manco per il cazzo. Cioè, è quella l'unica che mi serve, che mi interesserebbe avere. Cioè, eppure. Oh no, questo. Spero non sta di un altro meteore.
Ciao, muoio. Proprio che si scappa in fondo. Perfetto. Anche qui funziona solo una. Oh no, 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 non ancora, basta con sta sofferenza. Dio caro, ma... Oh, non mi interrompo, ho capito. Arriva quell'altro.
No, cazzo. Ma fa... fa culo. Cioè, ma questa aveva iniziato l'attacco e era subito lo stesso, vabbè. Okay. Ragazzi, mi saluto perché continuare a non vedere una live mi sta facendo impazzire. Adesso stasera perché ho deciso che non va internet, quindi che non va internet, quindi non va niente. D'accordo, Jack, non preoccuparti. Tanto dopo la trovi, se la rimetto su YouTube, non preoccuparti. A me che non scopro che ci sia qualcos'altro extra, no, in quel caso mi faccio un altro giro. Soffrendo male. Che è veramente quell'ultimo livello, veramente, mamma mia, sarà una sofferenza di farlo. Tutti gli altri ok, cioè ci posso, è migliore di giocando, però quello ricordarmi la trama è che il concept mi piace. Sempre punti, saluta i nemici uccisi con i... va bene. Allora, già ho capito che per conto mio devo rifare un altro giro per sbloccare tutte le cose extra, quindi
la sblocchiamo. Questa è solo una cosa, quindi o è l'ultimo livello o è una preparazione all'ultimo livello. Non sarebbe male effettivamente questo, ma peccato che quando concludi ti si è azzerata la combo, cioè, e tu non vuoi che ti si azzera la combo. Cazzo, è vero che... Vabbè, guardami le teletre. Ah, finalmente va. Jetpack. Cosa cazzo? Thank you.
Praticamente è l'ultimo capitolo prima del boss finale. Vero. Mi sono preso per il culo e adesso in realtà è il filmato segreto. Cioè il filmato finale, non segreto, che cazzo stavo dicendo. Ok, sa, puzzati veramente, effettivamente. C'è un true ending che devi farti le cose. Non ho capito niente del finale. Allora, secondo me questo è il bad ending, ok? Quello che ottieni per non aver tutto praticamente, cioè o la prima volta, che praticamente penso siamo noi di adesso i cattivi. Così. Stavo provando a controllare perché mi puzza da... effettivamente c'è... Sì, perché c'è... Sì, effettivamente c'è un discorso di... Devi fare delle scelte, ma... Ok...
Aspetta, vediamo un attimo. Ah, penso sia riguardo al fatto di avere tutte le sfere e cose così, quindi. Però vediamo un attimo, controllo per sicurezza. Ok, quindi sì, effettivamente devi proprio sbloccare tutte le sfere, quindi
Vabbè. Ecco, vedi, devo sbloccare tutta sta roba qua praticamente. Ecco, praticamente devo rifarmi un po' tutti i livelli per sbloccare tutte queste sferette qua. Perché queste ci daranno anche il resto della trama, praticamente. Da quanto mi è parso di aver capito. Poi, ci sono queste 5 qua, che praticamente sono quelle che ti servono per sbloccare gli altri due finali. Perché quello standard è questo, è il bad ending, e poi ci sono gli altri due che sono che devi fare il culo per farli, come un classico praticamente. No, comunque quanto. Allora, questo è il filmato iniziale. Ma questi qua no, questi sono extra che fanno vedere, però bisogna che li sblocco prima. Perché tutte quei numeri. Ecco, tutti quei numeri là. Siamo 2, 1, 10, 0, 2, 3, 2, 10, 0 e così via. Devo anche farmi questa difficoltà. Andai. Oh, altro non c'è, quindi al massimo farò un'altra piccola live più avanti quando avrò cercato di fare tutte le cose. Così ci guardiamo anche i filmati, gli altri filmati. Ah, sinceramente devo dire che uno mi è piaciuto, a parte quel cazzo di livello di merda.
mi è piaciuto. Ha molte stronzate che tipo nella ogni volta che faccio il contrattacco, se mi attacco, se il gioco decide ah ti attacco non posso pararlo. Cioè che quante volte ci ho provato a premere L1? No. Ti inculi, stai facendo un'animazione, ti inculi. Se io decido di farlo. Ecco, se fosse stato levato sto difetto, ci starebbe. Sarebbe un ottimo gioco, secondo me. Però così è solo buono, purtroppo. E non è che, cioè, che il gioco può decidere, ah, toh, ti attacco, scritto, non puoi far nulla. E la combo te la inculi. Cioè, su un gioco di combo. È come se su Devil May Cry non ti... Oh, ecco, Bayonetta non ti trovassi la schivata. Il witch time, togli il witch time, togli la schivata, inculati, togli anche il salto già che ci sei. No, comunque detto questo, io ringrazio il buon Sanctus, buon Jack e buon Vale che mi hanno fatto compagnia durante la live e che hanno dovuto sopportare le mie urla quasi, anzi la mia frustrazione, ecco. E ovviamente noi ci vediamo al prossimo titolo, ovviamente. No, comunque spero che vi sarà piaciuto. Anche. Comunque. Perciò, ciao ciao a tutti. Sa che ci sentiamo domani. D'accordo, thanks. A domani. Anzi, mi sa che sta poco, stacco anch'io, mi guardo un po' YouTube e poi vado a dormire anch'io. No. Ciao. Ciao ciao a tutti.